ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video di Dove c'è acqua. Siamo qua al lago di Gabiano, la sorgente, con le nostre famiglie a fare una spedizione molto particolare, cioè riuscire a pescare dei pesci anche stando dietro tutto il resto, esatto. Al picnic, alle ragazze, alla bimba, tutto quanto. Sarà una sfida. Amico. A me? Ma ce la faremo e vi daremo sfoggio della nostra ignoranza anche oggi. Allora, visto che la pescata sarà di grandissima ignoranza, veloce e grezza, userò un bel 10.000 EOS. Poi una Shimano TX1 che mi ha venduto il mitico Ema, veramente con degli anelli spaventosi. All'inizio farò un approccio method con del pellet, poi innescherò un altro pellet alla fragola o all'alibut, farò un po' di tentativi. Questo sarà l'amo che userò. Avevo delle montature pronte, quindi alla grandissima. Allora, userò questi innesca pellet che si mettono così sull'amo e innescherò il pellet alla fragola. Uno alla fragola e uno all'alibut per iniziare. Siamo. Prima per Vico, dopo neanche 5 minuti. Guarda che fa tutto da solo il ragazzo. Guardalo. Se vuoi una mano, via. No, ce la posso fare. Vai. Bellissima, tra l'altro. Appena la guadini, dimmelo che prendo il materassino. Olè. Già slamata. Ah, è già slamata. La fotina non te la vuoi fare. Al contrario. Sì, sì, certo. Al contrario era bagnato. Ah, scusa. Bellissima, ragazzi. No. Vico colpisce. Ok, perfetta. Vai con release. Scivolo. Grande, Vico. Allora, sostanzialmente sto ottenendo degli ottimi risultati con due pellet innescati, uno rosso e uno nero, pasturando più o meno sempre nello stesso punto, abbastanza vicino a riva, tipo più o meno così, e niente, funziona. Eccola lì. Ma dai, ma di nuovo si è smollato. Ma che sfiga, oh. Allora, questo è il segnalatore. Il filo viene smorzato qua in mezzo. Se è sollecitato, parte. Poi, questo è il mulo. Ha la particolarità di avere il bait runner. Cos'è il bait runner? Vuol dire che se io tengo la levetta così, vuol dire che la frizione è completamente aperta. Se io lo chiudo, la frizione è tarata. Nel momento in cui è aperto e io giro la manovella, mi ritorna sulla frizione tarata. Quindi lo uso perché che la carpa tiene l'esca in bocca e fa la fuga, non si fida, sputa, risputa, eccetera. Quindi quando parte le lascio un qualche metro con la frizione aperta, quando prendo la canna in mano e il mulo, a quel punto scatta il bait runner e io l'afferro e ce l'ho con la frizione tarata. Te la guadino io, eh. Bella carpa. Eppure sono lì, cioè non è che sono tanti. Yeah. Oh. Diciamo che questa è una sua personale rivincita. Dopo tutte quelle che gli ho fatto io al contrario. Tra l'altro in libera, tra l'altro. Bella, 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 bella. Bella la regina. Bella, 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 bella. Era quello che mancava alla mia collezione. Adesso è difficile recuperarti, eh. Dipende, non è ancora nel guadino, eh. Ma sì. E invece sì! Adesso diventa davvero difficile. No, eh. Allora. Ma non è neanche arrabbiata comunque. Si è già slamata. Spettacolo. Bella presa. Bellissimo. Scivolo.
Oi. Minchia. Questa sembra una bella bestiola. Ne ha l'aria, diciamo. Questa, guarda che ha uno storione. Storione? Storione, storione. Mi apri l'altro guadino, per favore. Se no lo mettiamo qua, guarda, lo riesci a portare lì? Sì, porta il tappetino magari. Ora te la tengo già pronta, fotografia. Ok, ce l'hai, metto la canna qua. Che bello. Calmo. Grazie G. Storione per Vico. Rilascio, via. Grande. Breve e indolore. Molto arrabbiato. Corina, la fai da solo? Sì. So di non poter contare sull'aiuto di un amico in questi casi, perché l'invidia ne deforma la mente, capisci? Sei deformato dall'invidia. Ed è una bruttissima versione di te. Una, anche una cosa triste, anche umanamente triste, ecco. Piccola ma pepata, diciamo. Ma se potesse fregarmene qualcosa, guarda la tua zona di pesca. Ma intanto ci provo. Qui veramente no. È un po', dai, dai che ce la fa. Col piede. Beh, possiamo dire veramente fuori classe, lo possiamo dire. Via. Bella questa però. Ok. Scivolo? Vai. È bravo. È bravo. Mi spiace G. Oggi è stata una bruttissima. Oggi non posso che farti complimenti perché sei stato bravissimo. E lasciami pescare perché ancora una la devo prendere, tieni. Sì. Sale grosso. Ciao Francesco. Bacino, guarda. Eccola qua. Eccola. Ah, sembra un bel pescione. Sì. Eh sì. È piantatissima. Non è che dovrei dire piantatissimo, forse? Non sappiamo se è maschio o femmina. È uno storione. Storione. Oh, porca miseria, di nuovo. Fatelo prima tu, va. Me lo porto lì nell'isoletta. Dai, anche tenerlo con calma. Ma infatti io non ho fretta. Non voglio neanche. Guarda che bello. Sono cresciuti un po', eh? Sì, sì, sì. Bello, bello. Quindi, portalo in là. Ok. Che mi presenta la coda. Vieni qua. Voilà. Apriamo qua. Poi lo liberiamo subito. Grazie. Adesso aiutiamo anche Gigi. Double trouble. Vieni sì. Brau bel to me, la scaputa. No, ma
Voilà. La mamma del video. Sei? Sì. Fatto. Ciao, via. Buona giornata. Bravo Gigi che ha scappottato dopo 8 ore, grande. Dopo 4. Ed ecco la 18ª carpa di Vico contro la mia. Facciamo sta bella fotina. Ah, bella. Voglio creare un dolce scivolo per lei. Vediamo se questa volta funzionerà. Ma funziona sempre. Ecco. Bello. Bello. Bravo. 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 Fortissimo. Piuttosto forte, dai. Piuttosto forte. Stavo volando in acqua prima. Lo so. Che devo fare io? Bravo. Questa la forza. Vai, forza. Aspetta che sei contro luce, metto di qua. Se lo facessi con una mano? Sì, scherza e ridi, poi la perdi. Prendo il guadino. Ma lo faccio io. Fai tu da solo. Mamma mia, che professionista. Indipendenti ed emancipati. Che professionista. Non ci danno soddisfazione, vi. Proprio zero. La prossima volta quando dite wow che bello, solo questo. Lì occhio che c'è il mio filo proprio lì sopra di te. Bella. Davvero bella. Vai 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 vai. Mamma mia. Prossima volta vieni a pescare da solo, tanto non servo neanche a guadinare. È grassa come non so cosa. Sì, è gigante. No, no. Guarda, senza il biglione viene via come il burro. Bella questa. Sì. Forse la più grossa di oggi. Come peso sicuro. Ah, va. Scusa, cosa vuoi mangiare stasera se non si porta questa? Sì, sì, chiamala, fermala, ferma. Con la squadra. Ah! Ok. Ah, guarda, fa tutto da solo. Aia! Poverino, guarda che casino che ha fatto, guarda. La sì, sua canna sul mio filo. Mi sciacquo le mani e ti metto tutto a posto. Che giornata, ragazzi. Stiamo pescando a caso, male. Ho fatto 2 storioni, 5 carpe. Gigi ha fatto 1 carpa. Che sfigato. Beh, ogni tanto, poverino, dobbiamo far pescare anche lui. Vieni qua, dai. Dai, che minuscolo. Chiudi sta frizione. Rampinato, tra l'altro. Cioè, che schifo. Che schifo di situazione, proprio. Prendilo dalla coda con l'amo sulla coda. Da dietro. Aspetta, vieni qua. Ok. Vieni qua. Era per forza che... Bene. Ottimo. Dai che ci siamo con la rimonta, dai. Gigi sta provando veramente il tutto per provare a salvare almeno la dignità. Perché qua, quando gli è partita la canna, abbiamo visto che era uno storione, abbiamo detto, beh, allora magari con lo storione recupera la dignità. Ma era talmente piccolo che la dignità è andata ancora più giù, in una scala da 1 a 10, adesso è meno 6. La giornata sta per finire, abbiamo ancora una mezz'ora, spero di dargli ancora uno secco così se lo ricorda, perché fa tanto tanto il furbo e quindi questa potrebbe essere una lezione che gli serve per la vita. Ciao mamma bellissima. Dorme.
col cacchio. Guarda quell'altro. Ma pesca meglio di te, ma cosa vuoi insegnarle? Cosa vuoi insegnare? Ma poi ti hanno dato una frustata sulla schiena. No, mi sono appena seduto qua. Ciao Marci. Ciao. Finalmente qualcosa di virile. Io senza maglia. C'è un bus dietro che la segue. E dai. Bravo piccolo Gigi, grande traguardo per te, una giornata importante. Si è slamata? Perfetto. Eh sì. Sì, si è slamata? Sì, ma dalle un po' di, cioè, falle capire chi comanda. Perfetto. L'hai fatta? No. Scivolo? Vai. Bellissimo, molto fluido e delicato, complimenti. Bene. Anche oggi abbiamo finito la nostra pescata. È andata malissimo. Per Gigi è andata malissimo, per me è andata benissimo. Quindi siamo soddisfatti? No, sono soddisfatto. Vogliamo quindi salutarvi. Speriamo che questo video, fatto un po' all'improvvisata, vi sia piaciuto. Se è così lasciateci un commento, metteteci un like e iscrivetevi al nostro canale se non siete ancora iscritti. Noi vi salutiamo. Ciao! Ciao ragazzi! Ci vediamo dove c'è acqua.